Perché Barbera, penso che noi noi qua abbiamo qualche problema. sì, io vado, noi iniziamo con le domande. Certo. Prima Ok. che voi iniziate con le domande, ne faccio una io. Noi abbiamo un altro appuntamento, no? Un terzo Sì, appuntamento. il 18 maggio. Ecco, io lo confermo e volevo però dirvi che fatemi sapere con un'email a mezzo tra questo e quello prossimo se c'è qualche altra cosa che posso fare, diciamo, per voi no, e se questa esperienza va bene, perché io, come dire, ho dato una disponibilità, è la prima volta che faccio una cosa di questo tipo prolungata nel tempo, ma visto che c'è, utilizziamo anche questo prolungamento. E la prossima volta quale sarebbe l'oggetto? I ragazzi per la prossima volta devono aver letto il suo libro, quindi parleremo del suo libro e vediamo se intanto ci sentiamo appunto in questi 15 giorni tramite mail per accordarci meglio. Però l'obiettivo era la lettura integrale del suo libro per tutti e vediamo poi come gestire l'incontro. E il libro è Una volta il futuro era migliore. Sì, questo qua. Questo. I ragazzi hanno ricevuto tutti, ne hanno tutti una copia. Bene, bene. Allora, io aspetto domande. Ravera. Buongiorno, professore. Abbiamo letto molto su di lei e il suo curriculum è innegabilmente molto, molto ampio. La nostra domanda per lei è in quale dei tanti ruoli che lei ha ricoperto, sia nel pubblico, come ad esempio il ministro per la funzione pubblica o il presidente o componente di commissione parlamentare, oppure nel privato, come membro di consigli di amministrazione, lei si è sentito più a suo agio? Ma è una risposta molto semplice questa. Mi sono sentito più a mio agio nell'unico ruolo che avevo scelto per la mia vita e che poi ho conservato per tutta la vita di professore universitario, e cioè di studioso, nel senso di ricercatore, e di insegnante. Anzi, io penso che le funzioni dell'insegnante, in modo particolare del professore universitario, che naturalmente, come dire, prendere persone che arrivano alla fine della loro età scolare, e siano, come diceva von Humboldt all'inizio dell'Ottocento, tre, ricercatore, quindi studioso, autore di articoli e di libri, secondo, insegnante, quindi persona che fa lezione, diciamo, a degli allievi. Ma c'è una terza funzione che normalmente viene dimenticata, che è quella di formazione di futuri formatori, che è un'attività diversa, perché consiste per me ha consistito e continua a consistere in un'attività che va ben oltre la laurea, cioè se io svolgevo un'attività di ricerca. Se io seguivo e insegnavo degli studenti, il giorno in cui sono laureati ci si saluta col professore e poi ognuno va per la sua strada. Ecco, e invece c'è un'attività del professore che è quella che comincia in quel momento e che poi può continuare a lungo. Io ho moltissimi allievi che sono oggi professori universitari in tantissime università italiane. E diciamo che sono circa una cinquantina, e credo di avere, continuo ad avere rapporti qualche volta settimanali con tutti questi, il che vuol dire che continua a esserci uno scambio, un'attività di ricerca comune. Nell'ultimo mese ci siamo messi insieme e abbiamo prodotto una serie di documenti sulla riforma dello Stato, che stiamo pubblicando. Insomma, proprio ho letto un'email nella pausa di uno di questi miei allievi che insegna all'Università della Tuscia, che mi annunciava il fatto che avevano messo stamattina online un documento che avevamo discusso ieri. Quindi
Questo è il lavoro nel quale mi sono trovato più a mio agio, di cui sono stato più contento. Grazie. Buongiorno professore, noi volevamo chiederle cosa ne pensa sull'esternazione di Fedez sul palco del 1º maggio e soprattutto sulla presunta censura della RAI e di appunto dei vari nomi dei politici di cui lui ha parlato. Ma guardi, ho Grazie. seguito poco le cose, anzi le devo confessare che non sapevo neppure chi fosse Fedez. Poi ho capito. Allora, secondo me, ho letto, credo fosse riportato sul Corriere della Sera, la trascrizione della conversazione che ha avuto con... Credo che si chiamasse Capitani, la vice direttrice della trasmissione su cui si esprimeva. Ecco, io ho l'impressione, diciamo, quelle frasi erano molto imbarazzate, questo era chiaro. E quella persona, la dottoressa Capitani, chiaramente sapeva che stava facendo qualcosa che non andava fatta. E si capiva dall'imbarazzo con cui rispondeva. E noi abbiamo un articolo della Costituzione che vieta la censura, e la libertà di manifestazione del pensiero, ci sono pure delle sentenze della Corte Costituzionale, deve essere garantita da tutti i mezzi di comunicazione, tutti quelli che si vengono chiamati media o media, a seconda se lo si pronuncia nel latino o anglizzato, e quindi chiaramente era una cosa che non doveva essere fatta. Lui doveva essere libero di manifestare la propria opinione nell'ambito delle norme di diritto penale che esistono in Italia. Non avrebbe potuto offendere delle persone, fare dichiarazioni oscene, cose di questo tipo. Ma entro questi ambiti c'è libertà di manifestazione del pensiero, quindi il mio giudizio è negativo sull'atteggiamento, come dire, censorio, sia pure molto imbarazzato, ma l'imbarazzo era il segno del fatto che chi faceva la censura sapeva di avere torto. Grazie mille, professore. Di niente, anche. Allora, Buxani, vuoi procedere con la tua domanda? Sì, scusi, ma io sono entrata un po' in ritardo perché avevo problemi di connessione, quindi non ho capito bene il discorso. Ti ricordi che avevi una domanda da porre al professore? Se vuoi la facciamo noi. Ok. Allora, tu volevi chiedere al professore. La nostra Martina ha un'aria un po' assonnata e penso che si sia svegliata da poco. Spero di no. No, non avevo solo connessione, quel problema che mi sono un po' smanettata lì per capire perché non ce l'avevo. Di solito mi va via, poi torna. Prossima domanda, via, poi dopo lei riprende. Allora, Mina, Marzia, vai tu. Sì, allora, buongiorno. Noi sappiamo che lei comunque ha ricevuto molti riconoscimenti e eravamo curiosi di sapere quali tra questi ha apprezzato di più. Insomma, quelle che si chiamano dottorati honoris causa. Adesso non ricordo esattamente il numero, credo di averne ricevuti un 7, qualcosa di questo tipo, in varie parti del mondo. Questo è un uso, come dire, che è diffuso in tutti i paesi del mondo. Cioè, una persona, uno studioso riconosciuto, gli viene dato honoris causa, cioè onorario, a titolo onorario il titolo di dottore. Tenete presente che però questa espressione, dottorato honoris causa, ha origini medievali e nel Medioevo dottore, quello che noi chiamiamo, che loro chiamavano dottore, è professore.
In altre parole, il dottorato onorario è a titolo onorario il riconoscimento di una persona come membro di un gruppo di professori di quella università. Tant'è vero che quando ebbi quello di un'università francese che sta vicino a Marsiglia, che si chiama Aix-en-Provence, che è una vecchia università molto importante in Francia. Il rettore di quell'università, perché questi dottorati, scusate, vi dico, si svolgono con delle cerimonie. Queste cerimonie in Spagna sono fastosissime. Io l'ho ricevuto uno o due in Spagna e addirittura c'è stata una processione di tipo quasi, quasi, sembrava una cosa religiosa, una cerimonia religiosa, insomma. C'era la musica e così via. Ecco, il rettore, dopo avermi consegnato, vengono consegnati dei doni, in molti casi una toga e in molti altri casi anche dei libri, mi disse scherzosamente: tu sai che a questo punto hai teoricamente diritto di far parte del consiglio di facoltà della nostra università, perché sei un professore della nostra università. Ecco, e questi sono, vabbè, insomma, sono tutti quanti, sono quelli che le ricevono, sono molto contenti, ovviamente. Insomma. Io ho finito. Bene. Gattino? Buongiorno professore. Io volevo chiederle, allora, in un'intervista al Corriere.it del febbraio scorso, lei ha raccontato di aver da poco finito di leggere l'Eneide, l'Iliade, l'Odissea e anche tutto Goethe. Serena, parli un po' più lentamente perché la sento un po' male, quindi. Sì, Ok, va bene. Le ripeto la domanda? in un'intervista al Corriere della Sera. Lei ha raccontato di aver da poco riletto l'Eneide, l'Iliade, l'Odissea e tutto Goethe. Potrebbe spiegarci come e quanto la letteratura abbia influito sulla sua identità? Perché siamo sicuri che i professori, proprio in questa occasione, avrebbero piacere che lei aiutasse a promuovere la lettura, che è proprio questo lo scopo del progetto Adotta uno scrittore. Dunque, io ritengo una cosa fondamentale, vabbè, ovviamente io leggo tutti i giorni libri della mia materia, disciplina, diciamo, e delle materie vicine. Posso leggere un libro di Montesquieu o leggere altri libri che sono come dei libri professionali, no? Che mi servono per lo studio del diritto, dell'economia e delle materie che sono vicini a quello del diritto, scienze politiche, sociologia, economia. Poi vi sono delle letture ulteriori, diciamo, che secondo me fanno parte della cultura di tutte le persone. Cioè, io penso che voi tutti dobbiate leggere dei testi senza dei quali noi non siamo, come dire, non potremmo vivere nei luoghi nei quali viviamo. Se noi non avessimo letto, che adesso prendiamo delle cose, Omero, Virgilio, Goethe, Shakespeare. Io adesso sto rileggendo tutto il teatro di Shakespeare, diciamo, tutte le sere io leggo delle parti del teatro di Shakespeare. Quello che mi pare importante è non solo questo che mi pare ovvio, insomma, diciamo, se noi non leggessimo questi libri, è come se perdessimo una parte del nostro passato, cioè come cancellassimo una parte di noi stessi. Perché questi libri hanno contribuito a costruire il mondo nel quale noi viviamo. Va bene? Toglietevi una curiosità, provate a rileggere Dante, la Divina Commedia, e noterete quante espressioni comuni, parole comuni o espressioni noi usiamo che erano
state usate da Dante. Allora, quello che è importante è non solo leggerli, ma anche leggerli prendendo appunti, va bene? Allora, questi libri vanno sempre letti con una matita in mano, va bene? Con un foglio accanto e con una penna, salvo che voi non abbiate l'abitudine degli studenti americani, che secondo me è anche una buona abitudine, di scrivere sempre con la matita, perché così si può cancellare con la gomma, no? Si può correggere, che è una cosa che viene insegnata in tutte le scuole americane. Allora, fin dai primi anni. Questo perché? Perché non basta leggere, perché poi dopo aver letto si dimentica, ma le cose importanti vanno segnate e poi trascritte, e queste trascrizioni si chiamano loci communes, cioè luoghi comuni, e che è un'espressione che è stata tradotta anche in inglese, common places. Tanto per darvi un'idea, Jefferson, che è stato uno dei creatori della Costituzione americana, dell'Unione, della Federazione americana, e che era un uomo molto colto perché conosceva il greco, il latino, l'ebraico e così via, cioè era una persona che aveva una grandissima cultura, e ne ha presi tanti di questi appunti che sono stati pubblicati in volumi, cioè sono stati pubblicati in volumi dei brani di autori classici che lui aveva trascritto e che quindi hanno dato luogo poi ad una pubblicazione in volumi, va bene? Quindi il mio consiglio è, primo, leggere, naturalmente leggere i classici, e poi prendere appunti. Sempre per farvi sorridere, vi racconterò una cosa. Qualche anno fa, diciamo una ventina d'anni fa, fu fatta a Parigi una mostra che era intitolata La Bibliothèque Ideale, cioè la biblioteca ideale. Da questa mostra è stato tratto anche un libro. In questo libro c'è, per ogni disciplina, la filosofia, la geografia, la scienza politica, il diritto, la storia greca, la storia latina, i primi 5 libri più importanti, i primi 10 libri più importanti, i primi 50 libri più importanti e i primi 100 libri più importanti. Ora, questa è naturalmente un esercizio molto positivistico che corrisponde alla cultura francese. Cioè, sostanzialmente questo libro contiene un elenco di autori e di titoli di libri, ma serviva a spiegare che esistono dei libri importanti e definire i 5 più importanti, i 10 più importanti, i 50 più importanti, i 100 più importanti, serviva a stabilire una sorta di gerarchia. Ovviamente la gerarchia era fatta dai curatori di questa mostra e dagli autori di questo libro, che non è un libro che si può leggere, è un libro da consultare naturalmente, no? Perché non c'è nulla da leggere, c'è solamente da scegliere gli autori. Però questo in qualche modo mostra lo sforzo che noi dovremmo fare nello scegliere i libri, perché i libri da leggere, quelli a cui mi riferisco, che non sono libri di intrattenimento, molti di questi libri sono anche libri divertenti, spassosi, interessanti, intrattengono anche, ma moltissimi di questi libri sono anche libri, che fanno riflettere oltre a intrattenere. E quindi il problema fondamentale è A, sceglierli bene, B, quando si sono scelti, leggerli, quando si sono letti, leggerli con una matita in modo da segnare i brani che ci sembrano più importanti, e infine trascriverli. Vi faccio un esempio: in moltissimi casi delle persone che io conosco
hanno imparato una lingua straniera facendo questo esercizio, cioè prendendo un libro in russo, naturalmente le prime volte con l'aiuto di un vocabolario, leggendolo e poi trascrivendo dei brani. A me è capitato di fare dei passi avanti col francese proprio perché ho letto tutta la recherche di Proust in francese, tutto Stendhal e tutto Flaubert in francese, e ovviamente se io trascrivo alcuni brani, io memorizzo, perché la trascrizione serve a memorizzare, e se io memorizzo, non solo memorizzo quel brano, ma memorizzo delle espressioni francesi, delle parole francesi, e quindi imparo il francese, insomma. Ho cercato di vedere tutti i vantaggi che ci sono a leggere dei classici. E così ha anche inserito l'importanza di conoscere le lingue straniere, non solo di leggere, ma anche di imparare le lingue straniere. Grazie, perché anche questo è importantissimo. E questo, se mi consente di fare un appendice a questo, e questo è importante anche sotto un altro profilo. Non basta conoscere l'inglese. Ormai tutti pensano che conosco l'inglese, va bene, è finito. No. Oggi una persona che viva, diciamo, oggi in un paese come l'Italia o come la Francia o come la Germania deve conoscere almeno 3 o 4 lingue, va bene. Non necessariamente una conoscenza completa, nel senso che ci sono anche delle conoscenze passive di una lingua, no? Cioè essere capaci di leggere, non essere capaci di scrivere o di parlare, ma anche una conoscenza passiva di una lingua è utile. Quindi oggi avere una conoscenza almeno di 3 o 4 lingue è veramente importante ed essenziale. E non ci vuole molto. Quello che è importante è basta entrare nel gioco della lingua, nel cercare di capire le differenze delle espressioni da un paese all'altro, e ci si entra facilmente in una lingua, insomma, bisogna naturalmente coltivarla col tempo. Grazie. Allora, Emel, vuoi fare la tua domanda? Sì, buongiorno professore. Buongiorno. Noi abbiamo ascoltato il suo colloquio con Edoardo Camurri sul 2 giugno, Festa della Repubblica, in cui lei spiega che noi festeggiamo ben 6 eventi diversi. E, dato che il 25 aprile è appena trascorso e siccome negli ultimi anni alcuni esponenti politici non hanno presenziato alle celebrazioni, volevamo chiederle che cosa festeggiamo in questo giorno. Beh, noi festeggiamo il 25 aprile un giorno di passaggio nella storia del nostro paese, un passaggio da un regime ad un altro. E poiché è il giorno della liberazione e diciamo segna una fase, una fine di un periodo che era cominciato nel 1922, e in più segna un'apertura per tutto quello che è accaduto poi successivamente fino al 2 giugno e poi dal 2 giugno in poi. E il 25 aprile è una cesura importante. Naturalmente bisogna sempre tenere presente l'avvertimento che faceva il grande filosofo italiano Benedetto Croce, e cioè che queste cesure, questi passaggi, il 2 giugno, il 25 aprile, o per esempio il 1861, per capire la storia, l'inizio dell'Unità d'Italia, sono, come dire, Benedetto Croce dice queste sono delle convenzioni, perché quello è un passaggio che si approfondisce e realizza in quel giorno, ma è stato preparato prima e ha avuto poi un seguito dopo. La storia, diceva Benedetto Croce, è tutto un fluire nel quale noi
segniamo un momento. 1789, la presa della Bastiglia, inizia la Rivoluzione francese. Però la presa della Bastiglia è stata preparata dal pensiero illuministico francese, no? Dallo sviluppo dell'illuminismo, e quello è aperto un periodo nel quale poi c'è stata la rivoluzione e poi Napoleone e poi la seconda monarchia, la terza repubblica francese e così via. Quindi bisogna da un lato sottolineare l'importanza simbolica di questi momenti di passaggio, ma anche capire che questi momenti di passaggio sono parti di un flusso del tempo che rappresenta un elemento di continuità. Grazie. I minuti diventano due. Se per lei va bene, professore, possiamo fermarci qui. Sì. Sono le 10:28, va bene? Sì. Va bene. Senta, allora, programmi per la prossima volta. No, parliamo del libro, ci abbiamo sì. Sempre un'ora e mezzo di tempo. Esatto. Il giorno, se me lo ricorda, così controllo. 18 maggio, ore 9. Allora, 18 maggio, ore 9, dalle 9 alle 10:30, benissimo, sì, è segnato nel mio cellulare dove c'è tutto quanto quello che devo benissimo. Fare. Benissimo, nel frattempo ci sentiamo via mail. E noi ci continuiamo in contatto via mail. Se ci sono domande aggiuntive o altri problemi che volete che in qualche modo affrontiamo, temi e così via, voi non avete che da dirmelo, va bene? Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.